Eccoci qua ragazzi, mi sentite, mi vedete, mi udite, eccetera, eccetera, eccetera. Vi segnalo una cosa. Prima accendiamo anche Facebook perché sennò mi si arrabbiano. Allora. Ok, ragazzi, ci siamo. Ciao Alessandro. Aspetta che devo accendere anche Instagram. Marco Pasta, sì, sono a Dubai qua. Sono stanco, vedi che sono sul letto perché purtroppo in questi giorni sono sempre operativo. Marina, no, downtown, sì. Ok. Quindi playover, quindi video in diretta, vediamo se, come faccio a tenere il telefono, perché così cade, quindi così cade, bel problema. Allora ragazzi, dobbiamo rispondere a un po' di domande, vediamo se trovo un modo per gestirmi a questo telefono qua. Allora, cosa spaventa gli uomini nell'approcciare una donna? Allora, tengo il telefono in mano, ok? Quindi devo tenere Facebook aperto. Ciao Roberto, come stanno i bambini? Giulio affronto, cosa consigliere? Quanto ti chiedono che fai nella vita? Io dico. Dico che faccio il miliardario, firmo assegni tutto il giorno. No, faccio una vita becera, ultimamente. Allora, ragazzi, eccoci qua. Questa qua dovete capire che è la prima diretta dal letto, ok? Prima diretta dal letto perché il sottoscritto è stanco, perché il sottoscritto tutta oggi ha lavorato per voi. E quindi mi concedo di fare la diretta dal letto, ok? Non mi alzerò da qua. Se faranno i dissing su YouTube perché Cristian fa le dirette dal letto, ragazzi, chi se ne frega. Allora, cosa spaventa gli uomini nell'approcciare una donna, no? Ho preso questo topic praticamente perché un seguace. No, sono stanco fisicamente e anche mentalmente. Un seguace ci ha inviato uno screenshot di un articolo che riprendeva le parole di Raffaella Fico. Non so se conoscete Raffaella Fico, è praticamente una showgirl che frequentava gli schermi televisivi qualche anno fa. Adesso la vediamo di meno, secondo me,
perché è passata ad una vita da mamma anziché da showgirl. Tuttavia, chiaramente questo tipo di problema è diffuso nella società odierna, quindi ne parliamo. Allora, cosa spaventa gli uomini? In primis, ragazzi, dovete capire che gli uomini non vanno dalle donne perché? Rispondete, vediamo se ci arrivate. Vediamo se qualcuno risponde. Nessuno risponde su Instagram, nessuno risponde su YouTube. Allora, gli uomini non vanno dalle donne perché non sanno cosa dire, ok? Noi abbiamo costruito sostanzialmente un videocorso che è dall'Ombrico Baby Play Lover, dove una delle prime domande è, scusate, uno dei primi moduli è cosa le dico, no? Cosa le dico? E poi c'è il modulo come proseguo, perché sostanzialmente tantissimi uomini non hanno idea di come si fa a conoscere una ragazza perché nessuno gliel'ha mai insegnato loro, no? E quindi il fatto di non sapere cosa dire, non sapere cosa fare, crea incertezza, non sanno gestire l'incertezza e quindi di conseguenza rinunciano a questo tipo di opportunità. Ora passiamo alla seconda causa, okay? La famosa paura del rifiuto, che io definirei una sorta di paura di inadeguatezza. Quindi diciamo che l'uomo si sente inadeguato rispetto alla donna. Quindi nella sua testa la donna vale molto di più rispetto a quello che in realtà vale. Ok? Perché se la donna avesse un valore paritetico all'uomo, sostanzialmente il rifiuto non inciderebbe minimamente, in quanto la donna ha lo stesso valore dell'uomo, non è che l'uomo perde chissà cosa, cioè non è che perde valore perché viene rifiutato, no? Viceversa, nel momento in cui lui pensa che la donna sia ad un valore molto elevato e viene rifiutato, questo incide pesantemente. E quindi questa è la pippa mentale che si fa il maschio, ok? Il maschio si fa una grande pippa mentale derivante da questo aspetto qua. E la terza causa, vediamo se qualcuno ci arriva. Quindi abbiamo detto mancanza di metodo, paura del rifiuto, qualcuno che si butta, qualcuno che si butta. Ragazzi, qualcuno che si butta. Nessuno che si butta. Vabbè, l'ansia d'approccio, ragazzi, no? Cioè, questo tipo di situazione è talmente, come dire, lontana dalla zona di comfort che l'uomo non riesce più ad agire. Che sciocchezza! Quindi, diciamo che questo tipo di instabilità emotiva lo trattiene dall'andare a conoscere la donna di turno, no? Quindi diciamo che la situazione che lui sta per vivere lo destabilizza emotivamente e di conseguenza tutto ciò lo trattiene dall'andare a conoscere la donna di turno. Quindi ecco, diciamo che in questa circostanza anche il caricarsi di eventuali aspettative non fa altro che aumentare la tensione. Ok? E quindi se aumenti la tensione, aumenti l'ansia, stai ancora più fermo. Ok? Quindi ricapitolando, ok? Apro parentesi, vi siete iscritti alla lista del 16 di ottobre? Sì o no? Sì o no? Allora, io metto qua il link. Metto un link, vediamo qua. Metto un link su YouTube, ok? Mi raccomando, iscrivetevi perché così avete le pillole. Tra parentesi, sempre più persone le stanno ricevendo, quindi dovreste essere felici, ok? Vediamo, ok, inviato il link su YouTube.
Allora, ragazzi, cosa accade il 16? Beh, 16, veniamo a casa tua, il babilonico. Il 16, veniamo a casa tua. Quindi, ragazzi, ricapitolando, abbiamo detto primo motivo che trattiene l'uomo. Vabbè, voi 16 iscrivetevi alla lista perché ricevete le pillole, no? Le pillole sono sostanzialmente più di un'ora di lezioni da parte mia e di Steve. Solo perché vi siete iscritti alla lista. Attenzione che la lista, ok, non richiede dei soldi, cioè vi iscrivete, mettete i vostri dati e entrate in questa lista. Fine. Tra l'altro, se siete anche tra i primi 500, ricevete anche, dovreste ricevere un altro bonus, ma mi pare che abbiamo già superato le 500 persone. Eravamo arrivati, sì, a un migliaio, mi sa. Vediamo, perché non guardo io molto la lista. Ci sono qua una marea di persone iscritte, ragazzi. Sì, c'è migliaia di persone iscritte ormai. È andato. Stavo ricapitolando il succo della diretta di stasera. A me però la pillola non è arrivata. Scrivi su Instagram che te la mandano. Ragazzi, punto numero primo, ok? Gli uomini non approcciano le donne perché non hanno metodo, perché non sanno quello che devono fare, cioè operativamente voi non sapete quello che dovete fare, non sapete come si genera una frase di esordio, non sapete come si genera una conversazione. E il fatto che voi non sappiate quello che dovete fare in maniera molto nitida e chiara vi porta a provare incertezza, no? Se guardate bene, vi faccio un parallelismo. Le persone che a scuola non riescono a studiare sono quelle che non hanno un metodo, ok? La cosa si equivale perché? Perché se io non ho un metodo è tutto quanto molto fumoso, ok? E sì, devi studiare. E studiare cosa vuol dire? Cosa vuol dire studiare? No, non ha un grado di dettaglio come, che ne so, tagliare le carote. Non è la stessa identica cosa. E quindi. Ragazzi, questa è una delle motivazioni che trattiene gli uomini, ok? In sostanza, l'uomo non approccia perché non ha cognizione di quello che deve fare e tutta questa incertezza lo spaventa e lo trattiene. La seconda causa, come abbiamo detto, è la paura del rifiuto, perché l'uomo non si sente bello tanto quanto la donna, perché giudica la donna molto più in alto rispetto a quello che è. E il terzo fattore che incide sull'arresto dell'uomo nei confronti dell'approccio, quindi sul fermarsi, è derivante dall'ansia dell'azione stessa. Quindi l'uscita dalla zona di comfort crea talmente tanto stress emotivo che si ferma. Ok? Detto ciò, ragazzi, sono a disposizione per qualche domanda. Qualche domanda, però, non troppe. Rispondo a qualche domanda. Io dopo che mi ritiro che sono veramente distrutto oggi. Ma se approcciassi una e ti mandassi a quel paese, come la prenderesti? Prendo giro e me ne vado. Sicuramente vivo lo stesso. Anche le donne hanno i peli. Beh sì, questa è una bella idea, perché se tu immagini una donna con i peli, sicuro non ti viene l'ansia di approccio. Buonasera Marco Piccolo. Ho una situazione un po' particolare. Dove potrei confidarti? Acquisti una consulenza e mi confidi anche quanti soldi hai in banca. Capisci, Ricky? Devi prendere una consulenza. Aspetta, Cristian. Oggi sul bus una ragazza dava indicatori di interesse. Ogni occasione mi si fa delicatamente, ma non sapendo cosa dire nella maniera corretta, sono stato fermo. Vedi, Jason? Jason è il perfetto esempio di uomo che oggi è stato fermo perché non sapeva quello che doveva fare. Appena detto, diretta calzante. Ok? Ta ta ta. Difficile, ragazzi, difficile. È molto difficile. Vediamo, i capelli sono anche un po' così così. Guardo su Facebook se c'è qualcuno. Sì, ma io non ho molti soldi, costano tanto? Ricky, praticamente noi abbiamo un sito dove sono indicati i prezzi, sito online dal 2016.
Mi scrivo, ma non mi arriva niente. Scrivi su Instagram il babilonico, scrivi che sei il babilonico e te le mandano. Mi sono iscritto al Trilogy, non mi è arrivato nulla, neppure spam. Scrivi su Instagram Roberto Cristodaro, scrivi su Instagram che te le mandano, scrivi su Instagram. Ci sono stati dei problemi tecnici che hanno fatto sì che le pillole non arrivassero. Cosa faccio se la mia collega mi ha tirato due pacchi per uscire? Chiedi di uscire da stavolta. Sperando che la cosa giri a tuo favore. Chiaramente però non devi chiederglielo subito, perché sennò sembra che non hai niente da fare. Che fatica ragazzi, che fatica per mandare avanti questa baracca qua, col telefono, con il computer a letto e lavorare tutto il giorno. Allora, c'è una ragazza che mi guarda ogni volta all'università, in che modo posso esordire di fronte a questa situazione? Dipende, ce l'hai a portata di mano, sì o no? Non ho capito. Cioè, vi sedete vicini? Una live dei pre-lover, veramente c'è gente che paga per avere corsi su come rimorchiare le ragazze, no Luciano Bagnoli? Non è che pagano, hanno pagato dal 2016 ad oggi. E tu sei lì a fare domande a te stesso che sono letteralmente inutili perché il tuo cervello non riesce a elaborare che si può migliorare in ambito sentimentale, ok? Esattamente come tu puoi migliorare in cucina, nello sport, nel parlare una lingua, puoi migliorare anche nelle relazioni umane. Cioè, che scoperta è? Cioè, questa qua è una scoperta che per te la doveva fare Cristoforo Colombo, ok? Invece l'ha fatta Christian Pozza. Capisci? No, non ci sediamo vicini, facciamo corsi diversi, ma siamo nella stessa facoltà. La vedi alla macchinetta del caffè, magari? Prova a darmi questa risposta. Sì, perfetto. Lamberto Pinto vede la ragazza a macchinetta del caffè, quindi una volta che vai a macchinetta del caffè, che c'è anche lei, chiedi se ha delle monetine da cambiare e da lì attacca il discorso, ok? Quindi parti dalle monetine e poi però devi essere abile a transizionare. Secondo Luciano Bagnoli basta uscire e fare amicizia e col tempo ci si conosce meglio. Ecco, questo è l'esatto esempio, ragazzi, di una persona che non ha idea di come si conduce un approccio, che non è offensivo, Luciano, eh? Potrebbe essere Luciana, potrebbe essere Caronte, potrebbe essere Dante, eccetera, eccetera, no? Sentite questa frase. Secondo me basta uscire e fare amicizia. Cosa vuol dire uscire e fare amicizia? Vuol dire niente. E col tempo ci si conosce meglio. Come si fa a conoscersi? Ok? Perché io riesco a conoscere una donna magari in 30 minuti e andare più in profondità. E tu dici che bisogna uscire e fare amicizia col tempo. Fare amicizia è cosa? Andare in friendzone? Quindi questa frase è tutta completamente sbagliata perché non è precisa, non prevede alcuno step in sequenza, cioè non prevede step, non prevede metodo, non prevede linearità, non prevede logica, non prevede la possibilità di essere replicata questa cosa qua. È una frase buttata lì, molto vaga, molto fumosa, ma non ti porta da nessuna parte. Sì, dai, vabbè, Luciano, fa amicizie con le donne, dai. Andiamo avanti qua perché non abbiamo tempo da perdere. Generico, ma addirittura scrive fare amicizie con una donna. Con la donna fa amicizia. Boh. Ragazzi, il mondo è vicino alla conclusione. Un tempo anch'io pensavo cazzate tipo fare amicizia e poi dopo chissà, infatti non avevo risultati manco per sbaglio, ma è ovvio. Luciano, ma perché sei su questa live allora? Perché Luciano è una persona che vuole mettere in dubbio quello che pensa. Ho conosciuto una ragazza scorsa domenica in un gruppo di escursione, in cui ho parlato eccetera, ma non mi cago più. Tanto il contatto WhatsApp, cosa mi consigli di agire? Commenta una sua storia e cerca di riprendere il filo del discorso. È turca. Vabbè, che sia turca, che sia francese, che sia polacca, non cambia niente. Ragazzi,
sottoscritto e stanco. Qua a Dubai sono mezzanotte 51, 0051. Io sono stanco, io voglio andare a dormire. Iscrivetevi, mi raccomando. Iscrivetevi alla trilogia di Playlover Academy. www.trilogiaplaylover.com. Ok? E ricevete le pillole entro domenica. Luciano Bagnoli, cosa vuol dire cringe? Cosa vuol dire cringe? Ancora stavolta. Non hai una frase precisa con cui esprimerti. Luciano, vai a fare un bagno di umiltà. Io sono stanco. Sbaglio anche le parole, forse, quando sono stanco. È stato bello. Iscrivetevi. Ho messo ancora una volta il link. Ve lo rimetto ancora. Link ripostato ancora. Magari lo mettiamo anche su Facebook. Che questi qua, qualcosa magari serve. Però non questo link. Su Facebook bisogna mettere un altro link che è. Questo qua. Ok. Messo link su Facebook tra i commenti. Ragazzi, io sono stanco. Ok, non ce la faccio più. E spengo tutto. Spento Facebook. Sarà anche in differita di Control Live 16. Sì. Scarlottoni mi fa una domanda, intanto stacco Instagram. Saluti a tutti ragazzi, è stato bello. Fammi sta domanda. Fammi sta domanda. Che stanchezza, ragazzi. Allora, ho acquistato quel podcast davvero pazzesco, quello di Agisci come un seduttore, sto avendo dei grandi risultati, beh, siamo contenti. Luciano ha detto che bisognava fare amicizie con le donne, perché non hai comprato il podcast a lui? Ci consiglia di andare al Cerbero, ma Luciano, allora devi capire che noi e il Cerbero facciamo due mestieri completamente diversi, ok? A me piace sedermi e parlare di idee, ok? A loro piace sedersi e parlare degli altri. Io con gli altri non campo, non mangio, non mi compro delle case, non pago le bollette, l'affitto, non metto via dei soldi parlando degli altri. Capisci? Cioè, noi facciamo un mestiere che è completamente diverso rispetto al Cerbero. Cerbero parla degli altri dalla mattina alla sera. Ma se io parlassi degli altri, cosa guadagnerei? A parte che non mi interessa neanche, ok? Ma detto ciò, non ho alcuna utilità io di parlare degli altri, capisci? Se io metto a parlare il tizio Caio Sempronio, cioè, che senso ha? Non è il mio mestiere, ok? Ecco, questo è il mestiere, non so, dei giornalisti e cose di questo tipo qua. Ma io devo fare funzionare la vita sentimentale dei ragazzi. E non la posso far funzionare se parlo degli altri. Che senso ha che parlo degli altri? Guarda il contenuto di oggi, guarda quello dell'altra volta, guarda
lunedì, e che è stata la mia prima pubblicazione a settimana. E io devo portare idee, non devo portare, no, parlo degli altri. Nel mio paese c'è una farmacista carina, ci seguiamo sui social da qualche giorno. Come consigli di approcciare? Commenta una storia, signor Fabio Forcucci. Commenta una storia. Tieni monitorato le storie e buttati quando è ora di fare. Secondo te, quando è utile utilizzare l'associazione libera? Ma cosa intendi per associazione libera? Non ho compreso. Mia ragazza mi fa. Ho scritto: I do my live streaming from bed. Ma allora, io ho visto tanti contenuti nel vostro canale con la mia ragazza e anche con dei miei amici. Fidati, ciò che dite tu e il tuo collega sono cose veramente molto generali e inutili. Ma Luciano, ma se appena adesso hai detto che con le donne bisogna fare amicizia. Ma e poi nel tempo ci si conosce. Qual è la frase più generalista? La mia o la tua? Cioè, noi abbiamo fatto dei corsi dove diciamo per filo e per segno cosa fare, come farlo, quando farlo. Ok? Cioè, dei corsi. Noi lavoriamo da 7 anni facendo questo. Non cose generaliste, ma cose precise e specifiche, perché altrimenti 7 anni non saremmo mai durati. Poi, se hai sempre ragione te, è inutile che stiamo qua a parlare. Anche Steve a Dubai, sì. Entrambi, ragazzi, entrambi. Allora, io tra 2 minuti stacco. Se avete un'altra domanda rispondo volentieri. Se no, ragazzi, io adesso vado a lavarmi i denti e mi ritiro completamente. Dormo sempre molto di gusto di recente, se volete saperlo. Si può conquistare una ragazza di strip chat. Non so cosa sia strip chat. Che quando leggi una parola pensi a un'altra in maniera. Chi è il passivo tra voi due? Fabio, che non mette il cognome perché chiaramente si vergogna. Ma io non so cosa sia strip chat, Luciano. Non so cosa sia strip chat. Vabbè, ragazzi. Non fare troppo gli spinti in chat con ragazze con cui si flirta da un po' può essere un errore. Ma ti dico, il fatto di flirtare deve essere come un'altalena. Cioè devi riuscire a portare il flirting. Non sempre in auge, ok? Il flirting deve essere una roba che va e che viene, è questo che piace alla donna, cioè una sorta di tira e molla, no? Cioè devi riuscire a portare il flirting e comunicazione ammiccante in determinati momenti e poi andare ad attuare una comunicazione normale in altri. Ok, ragazzi. Io sbaracco perché sono stanco e voglio andare a dormire. Vi saluto, mi sto divertendo a fare le dirette tutti i giorni e niente, vi auguro una buona serata.
Ricordo di iscriversi ancora una volta alla lista del 16 ottobre. Ok, iscrivetevi, è gratis, riceverete le pillole, una mia e una di Steve, e più di un'ora di lezione per voi, gratis. Ok, ragazzi, un saluto, sono stanco, lasciatemi andare, che domani è un altro giorno, un abbraccio.